Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un nuovissimo episodio qui su Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e siamo prontissimi a continuare con la nostra modalità avventura. Io ovviamente vi ricordo che prima di iniziare potete lasciare già da adesso un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 100 mi piace e vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio profilo ufficiale Instagram, quindi seguitemi. E quindi direi che detto questo possiamo iniziare con la nostra modalità avventura. Ok, rieccoci quindi pronti a riprendere da dove ci eravamo fermati nello scorso episodio. Infatti abbiamo Naruto che ha appena finito di andare in bagno e Sakura e Hinata che lo stanno aspettando. Infatti dice: non posso credere che sia stato così maleducato davanti a noi ragazze. Ovviamente Hinata non sa che dire. Quindi c'era una cosa che volevo chiederti. Vediamo cosa gli vuole chiedere. Perché mi stai aiutando in questo modo? Sei persino andato a parlare con il maestro Kakashi per organizzare tutto questo. Quindi Hinata anche ha scoperto, diciamo, ha capito bene o male le intenzioni di Sakura e Kakashi. L'unico che non l'ha capito ovviamente è il nostro caro Naruto. Quindi allora, tu non sei esattamente un tipo intraprendente, sai? No, ovviamente. Però quando vedo che ti preoccupi di Naruto, gli sei sempre vicina e fai il massimo per lui. Diciamo che mi ricorda me stessa. Quindi in qualità di membro della squadra sono felice che nel nostro villaggio ci sia una ragazza che si preoccupi così per lui. Adesso che ci penso devo dire che sei stata più attiva di quanto mi aspettassi per quanto riguarda il nostro villaggio. Prima ogni volta che proponevo di andare insieme da qualche parte eri sempre esitante, ricordi? E beh, effettivamente dicevo nello scorso episodio che Hinata è sempre stata sulle sue. Quindi una volta mi accontentavo di osservare Naruto ne stando nell'ombra. Quindi adesso, ecco qui, come vi dicevo proprio nello scorso episodio se ricordate. Quindi vediamo, però quando mi sono ritrovata accanto a lui durante la grande guerra ho capito che quello non poteva più bastarmi. Ecco perché ho deciso di farmi avanti anche se soltanto un poco. Eh beh, direi. Capisco, eccomi qui, è tornato quindi il nostro carissimo Naruto. Perché ci ha messo tanto? Scusate, scusate, di che cosa stavate parlando? Ovviamente non te lo possiamo dire di cosa stavano parlando. Quindi stavamo parlando di quanto è diventata fortunata. Ovvio, ovviamente. Quindi, Sakura, sai, il ricordo più vivido che ho di te risale all'esame da Chunin. E qui mi sa che parte di nuovo un altro scontro. Vediamo. Allora, abbiamo un'inata piccolissima, in questo caso contro Neji. Vediamo. Però se pensa a come si è opposta a Neji, beh, sì, è stata davvero in gamba. Sì, Neji era davvero forte. E poi ci sarà, se non sbaglio, dopo, mi sembra sì, dopo, lo scontro fra Naruto e Neji. Quindi adesso che ci penso credo sia stato anche in quel momento che iniziate a vedere Hinata in modo diverso, addirittura da Sakura. E quindi qui parte lo scontro credo fra Hinata e Neji proprio. Sì, infatti. E quindi buttiamoci subito in battaglia. Ok, quindi proviamo di nuovo un altro scontro, questa volta però contro, sì, contro Neji bambino, vabbè. Però con Hinata bambina questa volta, dopo averla provata nello scorso episodio se ricordate. Con Hinata appunto già grande contro Pain, grande poi, era Hinata ragazza, mettiamola così. Quindi, mi sa che Hinata così è anche più forte di quell'altra, eh. Mamma mia, questa sì che è una bella mossa, aspettate. Cioè, almeno rispetto alle 64... Era le 64 chiusure quell'altra. Comunque, vediamo di devastare un attimino Neji, che qui ci fa una gran mossa. Tanto Hinata non ha nemmeno la mossa suprema. E Neji sì. Perciò mi sa che è proprio Hinata che non ha la tecnica suprema. E questo è molto, cioè mi fa pensare molto come cosa. Quindi continuiamo ancora a devastare il nostro caro Neji. Vieni qui a non scappare continuamente. Doppia spinta impetuosa, ancora continuiamo a devastarlo. E quindi concludiamo con il più del 60% di energia, o meglio di salute. Vediamo un pochino con quanto. Sono curioso, con il 95%, quindi ci becchiamo anche una bella S. E quindi andiamo a vedere un pochino al villaggio cosa sta succedendo. Ok, una volta rientrati al villaggio troviamo ancora la discussione fra Naruto, Hinata e Sakura. E quindi, fin qui, ok, tornano ancora i ricordi fra Neji e Hinata. Quindi, vediamo. Ok, sì, sei stata fantastica. Alla fine ho perso, ma sono felice che Naruto si sia complimentato con me, addirittura dopo anni e anni. Mi sorprende che ricordi ancora cosa è successo, come potrei dimenticarlo, i momenti importanti come quello li custodisco nel mio cuore. Grande Naruto Bomber. Quindi anche Hinata sembra felice e bene. Quindi, sapete, viaggiando con voi due mi tornano in mente molte cose. Sì, cos'altro ti torna in mente? Vediamo. Cerchiamo di fare qualche altro scontro figo, intanto
mi gratto un attimo. Dove sappiamo? La Valle della Fine addirittura. Molti ricordi alla Valle della Fine. Alla fine sembra un gioco di parole. Comunque alla fine ne ha due. O meglio, dovrebbe averne due. Quindi il frammento di memoria, la casata principale e la casata cadetta è stato aggiunto a frammenti di memoria nel menu principale. E quindi direi che possiamo andarcene. Anzi no, nuova missione. Cosa succede? Dopo aver trovato lo Tsunade, Naruto si è diretto verso la Valle della Fine, un luogo legato a molti ricordi di Sasuke, trovatosi così a pensare all'amico. Quindi dobbiamo svolgere una missione per Naruto come cliente. Quindi direi che possiamo andare alla Valle della Fine. Sì, la possiamo raggiungere, quindi usciamo prima dal villaggio e poi andiamo a raggiungere la Valle della Fine. Vediamo un pochino cosa succede, perché è molto strano. Intanto no, volevo andare da quella. Vediamo un attimino quella ragazza appunto cosa ci dice. Cosa vuoi? Ah, ecco, abbiamo trovato anche la sua pergamena, se ricordate, nella magione dei Reikage. Quindi ci ha dato... Oh, il gatto. Vabbè, dai, lasciamo perdere quel gatto. Quindi prendiamo anche questo frammento. Vediamo cos'è. Cos'è? La forza portante dell'ottacoda. Quindi questa dovrebbe essere la battaglia fra Sasuke e Killer B. Sì, fra Itachi e Killer B. E quindi dai, proviamocela a fare questa battaglia. Ok, eccoci in battaglia con Sasuke e Taka. E ovviamente, vabbè, abbiamo anche Jugo Taka e Suigetsu Taka. Quindi doppio mille falchi subitissimo contro Killer B. E qui Sasuke, raga, è davvero fenomenale, perché ha appena sconfitto Itachi e quindi in pratica è incazzatissimo contro il villaggio della foglia. Non lo è addirittura come lo sarà ad esempio alla conferenza dei Kage, che forse lì, raga, Sasuke davvero raggiunge diciamo l'apice della sua oscurità all'interno. Però comunque anche qui già diciamo era diventato oscurissimo come personaggio. Quindi prendiamo ancora Killer B col mille falchi. Intanto non abbiamo nemmeno utilizzato un pochino Suigetsu e Jugo, ma comunque già abbiamo devastato Killer B. E quindi Amaterasu e concludiamo questo scontro. Perfetto, subitissimo a segno con l'Amaterasu. Intanto qui bellissime le animazioni. E quindi abbiamo concluso lo scontro, credo col 98% di salute, se non sbaglio. Anzi 92%. Però prendiamo comunque una bella S e quindi torniamo al villaggio. Ok, rientrate in villaggio, siamo prontissimi quindi a raggiungere la prossima località, che sarebbe la Valle della Fine. E quindi andiamo a vedere un pochino quali ricordi sono legati appunto a questa questo stage, chiamiamolo così. Credo che uno dei primi ricordi che ci faranno rivivere è proprio la prima battaglia fra Naruto e Sasuke. Quindi siamo arrivati alla Valle della Fine, intanto bellissima, ed è comunque distrutta. Guardate qui le mani, cosa fighissima davvero. Cioè, raga, è una cosa fatta apposta, però comunque all'interno del manga, cioè all'interno dell'universo di Naruto, non è una cosa fatta apposta. Quindi credo che abbiate capito il mio discorso. Quindi questa è la Valle della Fine, ok, sì. Vediamo un pochino. Allora, intanto distruttissima, il che mi dispiace. A cosa credevo non è possibile che sia qui. Ma cosa? Che succede, Sakura? Ah, forse Sakura pensava che addirittura ci fosse Sasuke qui. Quindi gli unici ricordi che ho di questo posto sono legati a Sasuke. Ovviamente si è sfidato solo con Sasuke qui. Lo ha affrontato qui non solo dopo la Grande Guerra, ma anche quando ha lasciato il villaggio, vero? Sì. Vediamo. Allora Sasuke voleva ottenere la forza necessaria per battere Itachi e si stava dirigendo al nascondiglio di Orochimaru. Quindi credo che fra poco partirà proprio la battaglia contro Sasuke. Vediamo un attimino. Io però non potevo lasciarlo fare, così Shikamaru e noi altri lo abbiamo seguito usando tutta la nostra forza. Quindi qui c'è tutta la banda pronta ad andare a rincorrere Sasuke. E intanto abbiamo visto anche Kimimaro lì. Gli altri non ci sono ancora, però mi sembra che verranno aggiunti diciamo nei prossimi DLC. Quindi alla fine sono arrivato in questa valle ed hai trovato Sasuke prontissimo ad aspettarti sulla statua di Madara. Guardate Sasuke come diventava brutto poi, in modalità segno maledetto barra modalità eremitica. Quindi Sasuke però non ha voluto ascoltare le mie parole, per cui l'ho affrontato per costringerlo a fermarsi.
E quindi parte proprio questo scontro che è davvero fighissimo e non vedevo l'ora. Quindi sì, sono prontissimo ad andare in battaglia. Ok, eccoci in battaglia e siamo con Naruto già risvegliato e con anche Sasuke già appunto risvegliato. Ovviamente quelli della prima serie, o meglio del finale della prima serie. E quindi vediamo di devastare un pochino questo Sasuke davvero orribile. Però comunque spacca, dai, spacca davvero. Quindi Rasengan Vermiglio davvero bellissima come mossa. Che poi si perdeva tantissimo tempo con sta mossa perché oltre a Rasengan poi c'era Naruto, che per l'appunto faceva quell'animazione alla fine che un pochino mi dava fastidio, però comunque alla fine è figa, dai. Quindi, ah, possiamo anche distruggere il terreno. Vediamo se riusciamo a mandare Sasuke all'esterno del ring, eh. Proviamo un attimino. No, mi sa che dobbiamo lanciare più verso la crepa. No, vabbè, non ci riusciamo al momento. E rischiamo solo di farci maluccio. Quindi Rasengan Vermiglio e concludiamo. Ragazzi, gli scontri li stiamo concludendo davvero in men che non si dica. Nemmeno 20 secondi, secondo me. Quindi, conclusa questa battaglia, ovviamente una bella S, non ce la toglie nessuno. Con 95% di salute rimanente e quindi torniamo al villaggio. Ok, rieccoci, ovviamente ho sbagliato a dire non rientravamo nel villaggio, ma alla Valle della Fine. Quindi, è stata una battaglia molto dura. Sì, ovviamente ci fanno vedere ancora degli altri ricordi. Bellissimo qui il mille falchi di Sasuke contro il Rasengan Vermiglio di Naruto. Qui mi sembra che era mille falchi, non mi ricordo ora come si chiami precisamente. Comunque, abbiamo usato entrambi tutta la nostra energia, eravamo davvero mal ridotti. Ok, questa è la scena finale della battaglia con Sasuke che ovviamente se ne va. E quindi, alla fine durante l'ultimo scontro non sono riuscito ad afferrare il suo braccio. È stato un momento difficile. Quindi, ma è solo grazie a quella battaglia che alla fine si è riuscito a far tornare Sasuke sui suoi passi, vero? Il modo in cui ha disperatamente cercato di fermarlo lo avrà sicuramente colpito. Ecco perché alla fine... Eh sì, penso sia andato così, non che me l'abbia mai detto, comunque, per cui chissà. Beh, io ci spero, ecco, ok, quindi Nata rimane ancora affascinatissima. Questo viaggio mi ha fatto capire bene come le azioni di Naruto hanno influenzato Sasuke, i 5 Kage, gli abitanti del villaggio e anche quelli degli altri villaggi. Quindi Naruto è stato il salvatore completamente di tutto il mondo. Quindi sapevo già cos'era successo, ma i tuoi ricordi sono sempre più vividi quando parli di Sasuke. Vabbè, lasciamo perdere tutte queste cose. Ho tantissimi ricordi anche di altre persone. Quindi di Iruka, Jiraiya, poi Gaara e tutto il resto appresso, Pain barra Nagato o Nagato, come vi fa più piacere chiamarlo. Quindi quando il maestro Iruka si è infuriato con me e l'addestramento con il vecchio Eremita. Vabbè, ce l'hai fatto vedere appena ora. Quindi le mie battaglie con l'Alba e Pain. Ok, c'è anche Minato, Kushina, la Volpe Kurama. Poi abbiamo, vabbè, Obito. E quindi, andiamo un pochino. E poi quando ho potuto parlare con mio padre, quando sono corso a abbracciare la mamma, e anche quella grande guerra è diventato un ricordo prezioso per me. Insomma, tanto prezioso, eh. È stato grazie a questo che sono diventato ciò che sono. Per cui non c'è bisogno di parlare dei ricordi di un altro tipo. Sono tutti importanti. Quindi scusatemi, so che sono stato sdolcinato. E beh, abbastanza. Quindi, beh, da te. Sì, ok, come sarebbe dire che da me. Va bene, possiamo saltare un pochino qui queste parti. Per niente. Così. Io capisco perfettamente cosa intendi, Naruto. Ok, anche per me tutti i ricordi sono importanti. Sono quello che mi permette di andare avanti. Ok, continuano i dialoghi. Sì. Hinata, 6. 6. 7. Quindi, bene, ora basta soste. Si torna a casa. Finalmente torniamo al nostro villaggio. Nostro piccolo villaggio della foglia. Quindi, i nostri amichetti sono prontissimi a rientrare e vediamo un pochino quindi al villaggio qual è la nostra prossima missione. Ah.結局何も進展なかったわね。ひなた、ごめんね。背中を押すって言ったのにあまり役に立てなくて。 少しの間だったけど
ナルト君と一緒にいて、これまで歩いてきた道を知ることができた。ナルト君はやっぱりすごい人だって改めて気づかせてくれた。ヒナタ。でも、それでも、ナルト君はナルト君のままで、あの背中は変わらずにいてくれた。私は、それが。けど、お前みたいなやつって、結構好きだってばや。とても嬉しい。さくらさん、ありがとう。私、こうして3人で旅ができて、よかった。お礼を言うのは、こっちの方だよ。ヒナタがナルトを思う気持ちは、私が彼を思う気持ちと同じ。ヒナタの前向きな気持ちは、私に勇気をくれた。さくらさん？お互い大変な相手を好きになっちゃったわね。さくらちゃん、ひなた、どうかしたのか？なんでもない、すぐ行く。ひなた、頑張りましょう。風は舞う空を駆け、海を抜け、草を揺らし、優しき風はいずれ彼らの心を満たすだろう。来たる日まで忍び、共に歩む時まで耐える。かの道もまた先へ続く一つの道、それすなわち人道と呼ぶ。Ok, quindi come avete potuto vedere pochissimo fa, abbiamo concluso la Scia della Tempesta e non so sinceramente se abbiamo concluso praticamente tutta la storia principale della modalità avventura. Comunque, siamo tornati al villaggio della foglia. Ok, grazie per essere venuti insieme a me, non c'è di che, io devo andare dal maestro Kakashi, per cui possiamo separarci qui. Quindi grazie Naruto, ok, siamo ai saluti, ok, prima o poi dovremo rifarlo, sì sì. Quindi, Naruto e Hinata, chissà, forse alla fine ha funzionato. Ma può darsi, forse ci siamo riusciti a farli avvicinare un pochettino. Quindi, villaggio della foglia, abbiamo completato anche questo nuovo incarico. Mi sa che ce n'è ancora un altro però. Ok, quindi abbiamo concluso questo incarico e no, abbiamo concluso tutto. Sì, quindi la Scia della Tempesta l'abbiamo completata. O almeno la, diciamo, la storia principale. Attenzione, ora vediamo un attimino. Cosa posso fare? Ho guadagnato anche un trofeo, quindi Naruto, è un attimo, sì, certamente. Se hai intenzione di recarti nella foresta o nell'area vicino, stai attento. Abbiamo rilevato un chakra maligno in quell'area che si manifesta come un conglomerato di pensieri. Se stai alla larga non ti creeranno alcuni problemi. Beh, sto anche iniziando a inventare un pochino delle parole, quindi forse potrei sconfiggerli così non creano problemi. Ne sei sicuramente in grado, Naruto, comunque vedi di fare attenzione. Quindi ci ha dato l'allarme all'interno della foresta, se ho capito bene. E dovrebbe essere... Ok, sì. La storia principale quindi è terminata. E quindi, detto questo, rientriamo di nuovo nella storia. Abbiamo terminato la Scia della Tempesta. E adesso ci rimangono queste missioni secondarie. Abbiamo anche Hanabi qui, la dolce sorella maggiore. Informazione evento. Qualcuno sta osservando Naruto dall'ombra. Se trovi una persona sospetta nel villaggio della foglia, prova a parlarne. Quindi, e Hanabi. Quindi,
Terminata la modalità avventura principale, al momento dovrebbe uscire un'altra storia con il primo DLC dedicata tutta a Shikamaru. Quindi fatemi sapere se oltre questa modalità storia principale volete anche qualche missioncina secondaria di questi qui. E poi credo che vi porterò sicuramente, o meglio, fatemelo sapere nei commenti, la modalità avventura dedicata questa volta a Shikamaru con il primo DLC. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace ovviamente, fatemi capire che volete ancora qualche altro episodio di questa serie, lasciatemi un commentino, fatemi sapere le vostre opinioni e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.